Ragazze, ciao ragazze e benvenuti in questo nuovo video. Questo è un video molto molto speciale perché è il video finalmente in cui, primo video parlato in cui vi comunico della mia gravidanza, perché gli altri due video che avevo fatto, quelli tipo trailer in cui avevo annunciato la gravidanza, appunto non erano parlati ma erano questi video musicali che tra l'altro vi sono piaciuti tantissimo, sono molto molto felice, quindi grazie 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 di cuore per tutti i commenti, gli apprezzamenti, tutti i like, le condivisioni e soprattutto tutti i messaggi di auguri che ci avete mandato in questi giorni. Veramente siete dolcissime e carinissime. Volevo un po' rispondere a tutte le vostre domande e dirvi innanzitutto di quanti mesi sono, come ho fatto a scoprire che ero incinta, svelarvi il mistero del test di gravidanza, un po' tutte le vostre domande e mostrarvi anche la seconda sorpresa che però in tante avete scoperto, se anche soprattutto mi seguite su Instagram avete scoperto che la seconda sorpresa oltre alla gravidanza era anche gli anelli che avevo, indossavo anche nel video e che sono appunto anche loro dei miei bimbi, perché sono da mesi che ci lavoriamo su, è veramente stato tanto tanto lavoro, quindi troverete anche gli anelli nella mia collezione di gioielli e stavolta l'abbiamo fatti in 4 modelli, sia oro che argento, e appunto sono questi anelli che si portano tantissimo con gli zirconi, sono argento e oro 24 carati, quindi non scoloriscono, e li trovate sia in versione argento, eccoli qua, che in versione oro. Comunque andate su caritashop.com e li potete acquistare anche se stanno andando a ruba, quindi qualche modello già è terminato, affrettatevi ragazze, sono felicissima che vi siano piaciuti. La cosa bella è che sono anche regolabili, quindi la misura è unica e voi potete indossarlo a qualsiasi dita, ad esempio le dita magrissime, ma voi ad esempio potete anche allargarlo, potete indossarlo a altre dita, ad esempio questo qua piace anche di metterlo qua, i miei preferiti sono questi qua in oro che sono veramente veramente belli, poi piaccio tantissimo i gioielli oro, infatti ho anche la collezione corno, quindi i miei preferiti sono questi qua, e appunto comunque venite su caritashop.com e li vedete tutti. Quindi come avete capito le novità erano molte e tante altre arriveranno nei prossimi giorni, infatti ragazze non finisce qua, la prossima settimana ci sarà un'altra novità e un'altra novità ci sarà fra circa un mesetto. Comunque in pratica tutte le cose che vi avevate previsto e avevate scritto nei commenti praticamente erano tutte vere e avete azzeccato tutto, ma innanzitutto in questo video, oltre a farvi ringraziare, vi voglio dire appunto come ho scoperto di essere rimasta incinta e soprattutto di quanto sono. Allora, innanzitutto rispondo a questa domanda di quanto sono, perché è la domanda più richiesta. Poi magari se avete altre domande lasciatemi nei commenti e posso fare anche un altro video in cui rispondo proprio a tutte le vostre domande sulla gravidanza. Allora, sto iniziando adesso il quinto mese, quindi praticamente adesso inizio la 17ª settimana, adesso sto girando il video e praticamente mi avete chiesto anche di vedere la pancia. La mia pancia non è ancora grandissima, è molto piccola, sia in questo video mi vedete un po' debilitata perché ho avuto anche un virus intestinale e quindi praticamente non ho mangiato nulla, praticamente sono stata malissimo con diarrea e quant'altro, vabbè. Comunque, a parte questo, va tutto benissimo. E riguardo al sesso, noi già sappiamo anche il sesso, perché ragazze, voi dovete sapere che io ho fatto il test genetico, appunto, l'ho fatto, lo so da tantissimo, perché come vi ho detto, ragazze, questa è una cosa che io so da tantissimo tempo, appunto la data nel primo video, il 28 gennaio che avete visto scritto in sovraimpressione, era la data in cui ho scoperto di essere incinta. Quindi veramente lo so da tantissimo tempo, però non l'abbiamo detto perché se sapete anche i miei precedenti che ho avuto l'anno scorso proprio di questi tempi, infatti ci pensavo al 14 febbraio e ve l'avrei voluto dire, pubblicai su Instagram, se vi ricordate, quella foto di San Valentino con Dario e Pupi, e io avrei voluto dire, quella foto avrei voluto scrivere, poi non l'ho scritto perché ancora non volevamo dare la comunicazione della gravidanza, avrei voluto dire ragazzi sono felicissima perché adesso un anno dopo sto qui, sto bene con i miei amori e c'è anche questa bellissima sorpresa, appunto questa bellissima novità, quando proprio un anno, proprio il 14 febbraio se vi ricordate, sono stata ricoverata in ospedale
pelle endometriosi e sono, me la sono passata malissimo, sono stata malissimo con dolori atroci e mi ricordo ancora quando il dottore mi disse che questa cosa riduceva tantissimo la fertilità e quindi era molto molto difficile avere figli e invece poi è così qua. Quindi quello che vi voglio dire è di crederci sempre e di veramente credere che c'è una forza che supererà tutto, credetemi, che veramente se seguite la vostra strada e fate il corso della vostra vita, tutte le cose belle, le cose che volete si avvereranno, davvero, credetemi, è così. Comunque ragazzi, io sono tanto tanto felice, vi voglio anche aggiornare sulla mia routine, perché in tantissime mi avete anche detto, ma come in questi mesi ti sei anche allenata, tante persone dicevano, continuo ad andare in palestra, è impossibile che incinta. Ragazzi, in verità non ho mai smesso di allenarmi, solo per un brevissimo periodo all'inizio, perché quando abbiamo scoperto appunto della gravidanza, appunto avendo anche io un polipo, appunto ho vari problemi di endometriosi, un polipo, varie cose, e ciò nonostante mi disse, quando mi visitò la prima ginecologa, mi disse, nonostante questo, sei uscita incinta, non c'è niente da fare, la forza della natura. E quindi abbiamo ritenuto opportuno per i primi, proprio il primo mese, diciamo così, non allenarmi e stare a riposo. Però secondo me, io l'ho fatto proprio per lo scrupolo di coscienza, però secondo me non era neanche il caso, perché secondo me, cioè, se era successo vuol dire che era destino e quindi sarebbe andata bene comunque. Però ho ascoltato comunque i miei genitori, Dario, la ginecologa, e quindi ho fatto un po' di riposo. Quindi poi mi sono sempre allenata, anche adesso mi sto allenando, però ovviamente è cambiato tutto, carichi molto leggeri, molto più stretching, molto più soft, però fa tantissimo allenarsi, perché vi allena anche, mi sono informata tantissimo, vi allena anche a affrontare meglio il parto, perché appunto la muscolatura è molto più forte, oltre al fatto che è un benessere fisico e psichico sia per la madre che per il bambino, quindi assolutamente è straconsigliato farlo, ovviamente nel modo giusto e sempre con criterio. Il criterio e il cervello sono sempre le due cose che dovete sempre tener conto. E quindi vi dicevo, sempre sto utilizzando anche i prodotti Fitvia, che come sapete mi aiutano sempre a stare in forma, e vi volevo consigliare, perché in tante mi chiedete come fai adesso a comportarti appunto adesso che sei incinta. Ragazze, io sto continuando a bere prodotti Fitvia e vi consiglio questo set che è fatto dal Coconut Slim Tea, appunto che è il tè snellente al cocco, che è uno dei miei preferiti, è super drenante, snellente, non ha tè e caffeina, quindi ottimo per le mamme, e viene nel set Mamma Slim, che è ottimo, ed è un set che trovate sul sito Fitvia, appunto, che comprende il coconut, lo strawberry, che sono i miei due tè preferiti, e anche il colino, questo qua io me lo sono appena fatto, me lo sono bevuto, è buonissimo, anche il colino in omaggio. E in più, se mettete il mio codice sconto Carlita Spring, avrete il 30% di sconto, che è tantissimo, su tutto il sito, quindi sia per tutte le ragazze, comunque mamme, questo set va benissimo anche per il post gravidanza, quindi per rimettervi in forma, ma anche per tutte le ragazze che vogliono provare i prodotti Fitvia per rimettervi in forma. Questo codice però dovete fare in fretta, perché solo per le più velocissime vi darà il 30% di sconto Carlita Spring, per le altre che non saranno così rapide, solo per le prime 30 c'è questo 30%, comunque questo codice varrà il 20%, che è comunque un ottimo sconto. Quindi ragazze, usatelo, a prescindere dalla vostra rapidità d'acquisto, avrete un bello sconto sul vostro acquisto, e questi prodotti io ve li consiglio soprattutto adesso in vista delle feste, appunto della Pasqua. È il modo migliore, appunto, prepararsi qualche giorno prima ad attivare il metabolismo, e così anche se mangiamo Pasqua e Pasquetta, il corpo è abituato ed è allenato a smaltire, e sicuramente non risentirete, ma anche se vi concedete un po' di uovo di cioccolato, un po' di pastiera, un po' di casatiello, quel che è. Quindi poi un'altra cosa che voglio consigliare è questa qua, le cheat day cups. Queste capsule sono ottime per, non so se riuscite a vedere perché questa luce falsa un po' tutto, eccole qua, le cheat day cups sono ottime ragazze per appunto uno sgarro, quindi, però queste qua, se non siete incinte, io le ho sempre prese appunto
prima della gravidanza, quindi per chi non è incinta e non è allattamento avete un ulteriore aiuto, e con queste qua ne prendete due appunto un quarto d'ora prima di mangiare del pasto sgarro e veramente non risentite nulla, perché aiutano tantissimo a bruciare i grassi e i carboidrati, quindi ve le straconsiglio. E appunto il mio codice sconto è attivo, Carlita Spring, ed è per tutte voi ragazze, usufruitene perché questi prodotti sono top. E veramente, ah, c'è anche il chocolate, questo qua anche buonissimo, e ve lo consiglio per tutte le ragazze come me che sono incinte, o comunque per tutte quelle che amano i dolci e hanno le voglie di dolce cioccolata. Questo è buono, c'ha proprio pezzetti di cioccolata dentro, sembra di bere proprio una cioccolata calda, e la cosa bella è che è anche snellente perché ha anche la garcinia e si può bere anche in gravidanza, quindi è top, io veramente lo amo. Ogni volta che ho voglia di dolci prendo un pezzettino di cioccolato fondente, una tazza di cioccolato e sto a posto. Quindi come avete visto la mia routine è sempre comunque sana, anche se comunque non mi faccio mancare gli sfizi. Comunque, visto che in tante mi avete chiesto che volete sapere come sto mangiando, come mi sto allenando, non pensavo veramente che mi interessasse, mi avete chiesto proprio di vedere su Instagram la mia routine, gli esercizi che faccio, la dieta che faccio, di continuare a fare una rubrica per stare in forma appunto per tutte le ragazze incinte. Ho scoperto che siete tantissime per il durante e post gravidanza per rimetterci in forma. La mia teoria è quella comunque di non farsi mancare nulla, di mantenere il metabolismo attivo facendo piccoli passi molto spesso, mangiare sano, allenarsi, i prodotti che vi aiutano, e quindi evitare di prendere tantissimo peso, scusate, fermo restando che se vi viene voglia, anche a me viene voglia di qualcosa di buono, mangiatelo, non privatevi di nulla, però che la gravidanza non sia una scusa per ingozzarsi, perché non fa bene né a voi comunque né al bambino. Io, per quanto riguarda come l'ho scoperto, in pratica è successo così: un giorno che eravamo andate a fare delle foto, ma proprio tanto tanto tempo fa, tutto il tragitto mi ricordo che andammo alla Reggia, penso che vi ricordate sicuramente, perché chi mi segue su Instagram io posto sempre tutto. Mi sentii una nausea per tutto il tragitto e mi ricordo che mi sentivo proprio nauseata, e mi ricordo che sia Dario che Armando mi sfottevano e mi dicevano: ah, ma secondo me sei incinta, ma effettivamente considerando i giorni avevo un ritardo di qualche giorno, e quindi sai, così per scrupolo dissi: bah, amore, facciamolo un test. E così comprai il test delle urine, quello che si fa sulle urine. Quando lo feci da sola, che risate, poi registrai anche il video, però non l'ho mai pubblicato e penso lo pubblicherò mai, registrai un video di quando lo feci vedere a Dario, cioè quello reale che poi voi avete visto la riproduzione, il film fatto nel video, di quando lo feci vedere a Dario, però era molto più, cioè sarebbe bello vedere come è davvero e come invece nel video, perché noi eravamo in pigiama, tipo a cena gli feci vedere il video, vabbè io prima lo feci nel bagno e mi uscì prima, ecco il mistero svelato della Madonna, quante cose vi devo dire, questo video verrà lunghissimo. Comunque uscì prima la scritta incinta e la clessidra, perché avrebbe detto di lì a poco di quanto era, non ero abituata perché è una cosa nuova di questi test. E io scattai subito una foto quando lessi incinta, perché non sapevo di lì a poco con la clessidra, non avevo neanche letto che sarebbe uscito le settimane, pensavo che poi a un certo punto si fosse spento, quindi per farlo poi vedere a Dario scattai subito la foto in quel momento che stava scritto incinta, perché vedevo sta clessidra e si mi dice: oddio, mo, cosa succede? E invece effettivamente dopo qualche minuto poi uscì anche di quanto, e mi ricordo che all'epoca uscì la scritta 2-3 settimane. E io, oh mio Dio, all'inizio fu proprio uno shock, perché era una cosa proprio che non mi aspettavo, cioè lontanamente. E poi quando lo comunicai a Dario lui subito fu felicissimo, e quindi è una cosa che non mi aspettavo appunto, perché è stata una cosa così naturale e semplice, quando invece appunto mi ricordo ancora le parole del dottore che disse che sarebbe stato molto difficile eccetera, e quindi il destino invece ha voluto così. E per quanto riguarda il sesso, vi dicevo, noi abbiamo fatto questo test che allora praticamente dopo, io sono molto molto scaramantica, sapete, per i primi mesi è anche molto pericoloso, si possono essere aborti spontanei, quindi i primi tempi non l'abbiamo detto proprio a nessuno,
Prima ho fatto la beta, quindi ho fatto il test sul sangue, l'ho ripetuto 2 volte dopo una settimana, mi sono accertata di questa cosa. Quando poi siamo stati sicuri dopo qualche settimana, l'abbiamo detto alle famiglie e facemmo un pranzo dove, se vi ricordate, c'era una foto su Instagram dove Dario aveva la mano sulla mia pancia. Fu molto spontaneo, che a lui venne voglia di mettermi la mano sulla pancia, però io non dovevo in quel momento comunicarlo. Infatti alcuni lo scrissero: ma la mano sulla pancia, ma effettivamente era vero, però fu tutto, cioè a lui venne naturale di metterlo e non avevo neanche la pancia, perché comunque ero incinta da forse 1 mese. E lo comunicammo alle nostre famiglie in quella data. Facciamo questo pranzo in questo bellissimo ristorante e comunicammo questa notizia. Poi di lì a poco, man mano agli amici più cari, insomma, fin quando poi, adesso è passato molto tempo, abbiamo fatto l'annuncio proprio generale, perché è una cosa, insomma, abbastanza sicura. Soprattutto, vi dicevo, abbiamo fatto il test genetico, perché appunto c'è la possibilità adesso di poter fare questo test genetico sul sangue, che ti dice con molto anticipo. Infatti l'ho saputo veramente subito, veramente alla 11ª settimana l'ho saputo, quindi più o meno 3 mesi, ti dice se ci sono anomalie genetiche e ti dice anche il sesso. E se esce appunto negativo, che ci sono anomalie, non hai bisogno neanche di fare l'amniocentesi. Infatti fortunatamente così è stato, ho fatto quello, mi sono un po' rasserenata, perché appunto è uscito negativo, ringraziando Dio, quindi non ci sono problemi. E abbiamo letto appunto anche il sesso. Allora, il sesso so che lo volete sapere, ovviamente, ma in questo video secondo me già vi ho svelato troppo. E poi soprattutto vi voglio fare un altro video emozionante. Vorrei svelarvelo anche quello nel modo giusto per emozionarvi e suscitarvi delle emozioni. Però voi, se volete iniziare a indovinare, insomma, a dire la vostra, secondo voi cosa sarà, scrivetelo nei commenti. Vediamo se anche stavolta ci azzeccate. E già vi dico che non vi farò aspettare tanto, perché il video appunto, che sarà bellissimo, super emozionante, stile Carlita, lo vedrete la settimana prossima. E anche la settimana prossima ci sarà anche un'altra novità, quindi vi delizierò ancora con 2 sorprese la settimana prossima. Anche per quanto riguarda la pancia, ragazze, ho intenzione di farvela vedere, però nei prossimi giorni su Instagram qualche foto, quindi sicuramente seguitemi su Instagram. Volevo dire un'altra novità, perché le novità sono tantissime, come avete visto. Un'altra novità, anche quella che ho inserito sul mio shop online, oltre agli anelli, ho inserito tanti prodotti nuovi e dei prodotti che davvero bramavo da un sacco di tempo. In tante mi avete sempre sempre richiesto, finalmente ce l'ho fatta inserirla, ragazzi. Sono i prodotti Eteria, che io amo, marchio italiano super naturale e biologico. Chi come me ama i cosmetici naturali e biologici non può non amare Eteria. È una delle marche migliori italiane, super top. Sono dei cosmetici preziosi, gli inci sono veramente al bacio, bellissimi, ricchi di acido ialuronico, estratti naturali, vegetali. Veramente questi lavorano alla grande, al top. Chi prova questi prodotti non li lascia più, quindi ragazze, provateli. E devo dirvi che da quando li ho inseriti sul sito, ancora non vi ho dato la comunicazione, già li state acquistando, quindi vuol dire che sono proprio buonissime. Ma in tante me l'avevate richiesti, e io stessa, veramente, dopo averli provati, me ne sono innamorata. Poi io ho preso tutto, ho preso un po' di tutto, quindi ragazze, datevi alla pazza gioia: viso, corpo, capelli, adoro, bava di lumaca, c'è di tutto. Ma veramente quelli di cui mi sono innamorata follemente sono crema anticellulite, olio anticellulite rassodante, adoro, con delle profumazioni top, dei principi attivi veramente favolosi. Poi c'è la maschera 24 carati, oro 24 carati, finalmente ce l'abbiamo fatta, ragazzi, ad averla, la maschera oro 24 carati, come si fa in tutti i migliori saloni di bellezza, quella che illumina il viso e toglie tutte le imperfezioni. Questa è favolosa, è veramente 24 carati, vedete, gold. Adesso ve la faccio vedere. Poi dentro c'è anche la spatolina, guardate qua che chicca per applicarla, c'è il foglietto illustrativo. Questi sono proprio dei cosmetici di lusso, ragazze, favolosi. Poi magari, se volete, vi posso fare un video, poi su Instagram sicuramente farò le storie, e se volete posso fare un video dove ve li mostro, perché veramente sono tantissimi, quindi magari selezionerò qualcuno. Magari voi chiedetemi nei commenti cosa volete vedere. Ma guardate questa maschera, vedete che c'è proprio l'oro, è favolosa questa, ragazze,
La dovete provare, qualcosa di meraviglioso. Io veramente da quando l'ho provata me ne sono innamorata, ho detto devo inserire questi prodotti sul mio shop online, non esiste perché devono avere il meglio le ragazze. Poi c'è tutta la linea, la bava di lumaca, guardate qua, sono bellissimi questi prodotti, guardate questo è un cofanetto, vabbè c'è il siero, c'è il contorno occhi, c'è la crema, voi sapete la bava di lumaca elimina le macchie, le rughe, i segni post brufoli, è ottima per perfezionare il viso e illuminarlo. Questo è un siero, ma guardate che chicca, ragazze! È un siero miracoloso puro, non so se riuscite a vedere, di bava di lumaca. È favoloso, veramente. È un siero occhi e labbra. Adoro, ragazze, comunque veramente questi prodotti li dovete provare. Poi c'è tutta la linea anche questa qua per all'acido ialuronico, quindi c'è il siero Supreme acido ialuronico, quindi wow, favoloso. C'è il siero Supreme antimacchie, quindi per tutte le ragazze che mi chiedete sempre prodotti contro le macchie, segni post brufoli, ragazze, provate questi prodotti che veramente sono qualcosa di super super efficace. E sono sicura che vi graviranno veramente il cuore. Questa è un'altra chicca, questa è la maschera purificante, guardate com'è bella. No, ma voi quando li avrete a casa resterete così, sono favolosi anche per idea regalo, sono bellissimi. Questa è composta dalla maschera con tutti dei principi attivi appunto vegetali e appunto, è appunto un mix di idrolati che si miscelano insieme e si attiva la maschera ed è contro i punti neri, brufoli, le impurità, opacizzante, comunque è favoloso, proprio una maschera purificante, vedete, adoro. E poi ragazzi non finisce qua, ci sono veramente tantissime cose, c'è anche tutta la linea per capelli, ma guardate che belli questi pack, sono veramente stupendi. Appunto c'è lo shampoo per capelli grassi di cui ho letto recensioni fantastiche, c'è anche quello per capelli appunto secchi trattati, quindi shampoo ristrutturante, c'è il balsamo, c'è la maschera, c'è l'oro liquido per capelli. Comunque ragazze dovete provare questi prodotti, quindi vi aspetto su calitashop.com con i vostri ordini, veramente veramente fate in fretta perché già stanno andando a ruba, sono veramente top questi prodotti e io sono felicissima davvero per tutte queste novità che sto facendo e soprattutto per i vostri apprezzamenti, perché non c'è una cosa più bella che realizzarsi inseguendo i propri sogni e facendo ciò che ti piace e ricevere il vostro consenso, perché vi giuro non c'è una cosa che ho fatto che non vi è piaciuta, che non avete apprezzato, sia mandandomi dei messaggi, dei complimenti, lo capisco con i vostri commenti, i vostri apprezzamenti, ma lo capisco anche appunto dai vostri ordini, lo capisco, si capisce perché ogni cosa va bene, ogni cosa che faccio. Quindi veramente io vi ringrazio tantissimo per tutto il vostro supporto che per me significa tanto, è bellissimo, cioè lavoriamo quasi in sinergia io e voi, perché voi mi fate le richieste, anche questi anelli vi erano stati tanto richiesti da alcune di voi, quindi perciò è da mesi che ci sto lavorando, li ho fatti disegnare, li ho realizzati, guardate come sono venuti, veramente bellissimi, vi giuro sono perfetti e bellissimi, quindi sono così felice di sapere che li indosserete. Comunque io non me li toglierò più perché li amo tantissimo, a prescindere che siano miei, io li amo proprio perché vabbè, poi si portano, non so se vedete anche su Instagram, veramente ce l'hanno tutte, quindi sono molto di moda. Ma non finisce qua, ragazze, la prossima settimana vi aspetto con il video. Martedì e giovedì c'è sempre un nuovo video e no, non so bene se farò un martedì o giovedì questo video in cui vi annuncio, comunque saranno due video bellissimi. In uno vi voglio mostrare la pancia, quindi vi voglio far vedere tutto, e in un altro appunto vi svelerò il sesso, quindi seguitemi su YouTube e vi voglio anche fare qualche anticipazione su Instagram in cui vi mostro qualche foto col pancione e poi ci sarà questa fantastica novità, un'altra novità stupenda che veramente adoro, mi lascerà sbalordita, che è sempre legata
alla gravidanza e che però non vi voglio svelare più, ma la scoprirete la settimana prossima, sia qui su YouTube, ma soprattutto in anteprima su Instagram. Seguitemi sempre su Instagram. Cos'altro dirvi? Io me l'ho scritto un bigliettino perché mi avete chiesto un sacco di cose, però mi sa che devo fare un altro video in cui rispondo a tutte le vostre domande, perché voi volete sapere io come sto mangiando, le cose, il sushi, le cose, volete sapere, mi chiedete un sacco, consigli anche per la ritenzione sulle gambe, cos'altro mi chiedete, comunque mi fate un sacco di domande, quindi io vi voglio condividere con voi questo percorso che sicuramente può essere utile e finalmente possiamo condividere un altro pezzetto bello della nostra vita, ragazzi, è stupendo, bellissimo, soprattutto perché in questo modo risulta tutto molto più semplice, ancora più bello condividendo queste cose, anche dei piccoli malesseri, perché comunque ci sono. Ecco la nausea, come ho sconfitto le nausee, ancora adesso nausea, mal di stomaco, non ne parliamo. Però ragazze, veramente io vi ringrazio tantissimo. Ecco, il motivo principale di questo video era veramente un gigantesco grazie per tutta la valanga di messaggi, commenti, di affetto che mi avete mandato. Cioè, veramente voi mi avete mandato dei messaggi al pari veramente di familiari e amici. Cioè, la vostra emozione è stata bellissima, veramente è bello constatare che mi considerate una persona della vostra famiglia. Infatti ho detto sarete tutte zie, zie ed è fantastico questa cosa. E quindi grazie, grazie sempre per il vostro affetto, vi mando un bacio grande, non so perché sto parlando a bassa voce, forse perché è tardi, è un po' tardi, sono le 10 sera, infatti sono un po' stanca. Un'altra cosa è anche la sonnolenza. Si ha tantissimo sonno, sei proprio come tipo in una nuvola, rilassata e felice, sonno. E quindi niente, ragazze, vi mando un bacio grande, spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate tanti like se questa notizia vi ha fatto tanto tanto piacere. E comunque ci saranno tantissime novità, ancora tantissime cose belle, quindi dovete sicuramente seguirmi sia qui su YouTube che su Instagram. Io vi mando tanti baci, vi abbraccio fortissimo, ciao! I had a dream, we were sipping whiskey, highest floor of the Bowery. I was high enough. Somewhere along the lines, we stopped seeing eye to eye. You were staying out.